Bene, 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 bentornati, bentornati sul mio canale. Oggi esuliamo un po', diciamo, dal nostro percorso blues, rock, fusion e voglio proporvi un solo che mi avete chiesto in tanti da uno degli ultimi video che ho fatto. È il solo di Parsifal di Dodi Battaglia dall'album e dal pezzo omonimo dei Pooh del 1973. Prima di proseguire, come sempre, vi consiglio l'iscrizione, la campanellina, le notifiche, le solite menate. Allora, addentriamoci un attimo. Perché vi propongo questo? Beh, intanto me l'avete chiesto un po' di persone sul canale e poi perché, come dire, ce l'ho fresco sotto mano, avendolo suonato con Robby Facchinetti l'1 e il 2 di ottobre, volevo approfittare della cosa, ho detto portiamo qualcosa di diverso. Un'altra cosa che vi dico e vi chiedo di scrivere nei commenti se vi interessa, oltre alla mia, come ben sapete, grande passione per il blues, il rock blues, il jazz, la fusion, il funk, tutto come dire, un mondo di black music e non solo, una delle mie grandi passioni è anche la musica italiana, da Lucio Dalla a Baglioni, Pino Daniele, anche i Pooh. Quindi una delle mie idee per proseguire sul canale è di inserire anche ogni tanto delle lezioni su quello che è il mondo della nostra musica, che spesso è sottovalutato. Ci si rivolge sempre all'estero per cercare delle robe, come dire, di grande spessore, in realtà le abbiamo anche noi. Mi piacerebbe ovviamente portare dei pezzi o, come dire, i miei preferiti in assoluto, o comunque rimanere magari su un mondo blues, rock blues o qualche assolo importante come quello di oggi. Però scrivetemi nei commenti se è una roba che vi può interessare o se no mi dite no, vogliamo solo Eric Clapton, Eric Gales, Bonamassa, Eric Johnson, queste cose qua. Allora io so anche come regolarmi, piuttosto apro un altro canale per le robe italiane. Però fatemi sapere. Allora, il disco del 73 dei Pooh, Parsifal, è un po' una svolta nel mondo del pop rock che loro hanno sempre suonato. Perché? Perché c'è questo pezzo finale che è un vero e proprio pezzo prog. Siamo in piena epoca prog, pensate ai King Crimson, ai Gentle Giant, in Italia c'era il Banco del Mutuo Soccorso, la PFM. È un brano, ve lo dico subito, è un brano difficile, ragazzi. Spesso si sottovaluta, come dicevo prima, la musica italiana. Parsifal è un brano veramente spesso, è molto lungo, dura più di 10 minuti. E quello che vi ho proposto io è la parte finale del solo. Il solo di Dodi Battaglia è di chiara ispirazione, come dire, neoclassica, un po' tutto il pezzo, però la parte solistica finale nello specifico, Parsifal, parte seconda si chiama. È tutto uno strumentale, sembra un pezzo di Malmsteen, senza girarci troppo intorno, solo che Malmsteen all'epoca non lo conosceva nessuno, probabilmente aveva iniziato a suonare da poco perché è esploso nei primi anni 80, fine anni 70, primi anni 80. Quindi precursore di Malmsteen, Dodi Battaglia? Non lo so, era come dire, un modo per approcciarsi a un rock più sofisticato rispetto a quello che poteva essere classico rock and roll alla Elvis, per capirci, che risente ovviamente delle influenze di quel periodo e del progressive italiano e inglese, soprattutto del periodo passato. Vi spiego queste cose perché all'università, come dire, ho fatto la tesi proprio sul progressive rock, quindi non mi ricordo tutto, però un po' di cose me le ricordo. Prima che qualcuno parte in quarta e inizi a scrivere sotto, no, il solo non fa così, la nota al minuto e al secondo, lì non è mi bemolle, ma c'è un piccolo bending. Allora, metto le mani avanti, questa è una media di tutti i soli di Parsifal che mi sono ascoltato, fatti sia da Battaglia, sia da i musicisti che suonano con Facchinetti, nello specifico Quaini, Michele Quaini, e ha ricevuto, come dire, l'approvazione, la benedizione sia di Danilo Ballo e sia di Robby Facchinetti. Quindi, se andava bene a loro, cercate di farvelo andare bene anche voi. So che non è come l'originale del disco e adesso vi spiegherò anche in che cosa ci sono delle differenze. Però sappiate che è stato approvato da chi il pezzo l'ha scritto, quindi ho la loro benedizione, mettiamolo in questo senso. Il pezzo, come dicevo prima, l'ho suonato direttamente con Robby Facchinetti l'1 e il 2 ottobre a Ivrea sul video. Guardatevi il video, il vlog che ho fatto
qualche tempo fa, pochi giorni fa, la settimana scorsa, dipende quando uscirà questo video sul Solo nella sua interezza. E vi spiego un attimo, prima di addentrarci nella spiegazione, sapete che le mie non sono spiegazioni nota per nota, ma è più un lavoro globale per comprendere quello che è un brano nella sua interezza. La strumentazione che ho usato sia qua che live è esattamente la stessa. Il suono è lo stesso che c'era live, tranne per l'ampli, che qui in casa ho usato il Princeton e non il Mesa Boogie. Partiamo dalla chitarra. Ho usato la mia PRS McCarthy, pick up al ponte. Ero tentato di usare la Luke perché ha la leva e ci sono delle parti, dei passaggi che Do di Battaglia fa con la leva. Però ho visto Quaini che usa anche lui una chitarra col ponte fisso, quindi ho detto va bene lo stesso. La distorsione è derivata dal Friedman BOD con i controlli praticamente quasi in flat, i bassi leggermente attenuati, gli acuti leggermente aperti, ma il presence completamente chiuso perché non amo i suoni troppo frizzanti. Boostato a volte, dipende un po' dalla situazione, qua in casa sì, live, solo la seconda parte, dal Super Hard-On, il booster che c'è all'interno dello Zivex Box of Rock. Il delay è il delay questo. È un delay un po' stile Andy Timmons, ho in programma un video anche sui delay. Un filo di riverbero, basta, null'altro. Qua in casa, il video che avete visto all'inizio, è stato fatto con il Princeton Reverb. Live avevo il Mesa Boogie a un volume generoso. L'assolo. Allora, il brano intanto molto articolato, ha questa lunga cavalcata finale neoclassica in tonalità di sol minore. Quindi prima cosa vorrei spiegarvi gli accordi, perché senza gli accordi non capiamo le note dell'assolo. Quindi imparare solo l'assolo così è un esercizio di stile che uno si può anche risparmiare, secondo me. Gli accordi della parte iniziale, il solo tematico, sono questi. Fa, Do basso Mi, poi Do minore basso Mi bemolle, quindi in pratica c'è una discesa del basso, Fa, Mi bemolle, quindi questa cosa, potete farla in vari punti del manico, io ho scelto di farla qua in prima posizione, perché il solo parte in questa zona, quindi mi era comodo farlo qui. Poi ci spostiamo su un Si bemolle basso Re, Fa basso Do, Si bemolle. Tutti questi accordi sono in sequenza, sono le prime quattro misure, ve le suono un attimo tutte. Ci si sposta poi per una misura su un La semidiminuito e facciamo un 2-5-1 che ci porta a Sol minore, quindi La semidiminuito, questo accordo, Re settima, Sol minore. Nel Re settima il basso mette Fa diesis, quindi un primo rivolto. Ve lo suono tutto dall'inizio, un secondo il giro armonico. Quindi dal La semidiminuito andiamo sul Re settima, basso Fa diesis, e poi c'è Sol minore, basso Si bemolle e Sol minore. Ma si può fare tranquillamente Sol minore, nessuno verrà a lamentarsi della cosa, se il basso mette il Si bemolle siete a posto. La parte tematica, questa è la parte, come dire, più lirica del pezzo, e fa questo. Quindi siamo su una scala eolia di sol minore naturale, per capirci, bending, e andiamo sul sol qui,
al terzo tasto e poi Fa. Ribattiamo, Fa e Sol, e poi c'è una discesa simile agli esercizi di tecnica che spesso si fanno sulla chitarra, che è Mi bemolle, Fa, Re, Mi bemolle, Do, Re, Si bemolle, Do, e atterriamo sul La. Dopodiché c'è la ripresa, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle, stesso giochino di prima, ma partiamo dal Do, Do, Re, Si bemolle, Do, Sol, La, e atterriamo su un Fa diesis, quindi ci spostiamo per un momento sulla scala minore armonica di Sol. Perché? Perché in quel momento abbiamo proprio l'accordo di Re settima che ci va a enfatizzare quel tipo di relazione armonica. A questo punto c'è una specie di, potremmo chiamarlo turnaround, che passa da Sol a Sol settima per farci ricominciare il giro. Questo è il turnaround. Arriviamo da questa frase, abbellimento proprio classico, nel senso di musica classica, e poi questo, atterriamo su un Si naturale che non è in scala, ma ci serve per ricominciare il giro. Potete farlo con un bending, con lo slide, io ho scelto di farlo con lo slide, onde evitare di fare stupidaggini. Ve lo faccio tutto dall'inizio. Tema classico iniziale, ripetuto praticamente uguale, identico due volte, tranne nella parte centrale, come vi ho spiegato, questo piccolo turnaround che ci serve per ricominciare il secondo giro. Da qui parte il solo, quello un pochino più aggressivo, un po' più smanacciato, che è quello che, devo essere sincero, mi ha creato un pochino più di problemi, perché mentre la prima parte è tutta, come ripeto, tematica, molto lirica, sembra l'adagio di Albinoni, no? Un po' questa modalità classica. Il secondo invece è suonato molto anni 70, quindi molto di getto. Poi in realtà Do di Battaglia e sia gli altri chitarristi che ho approfondito lo suonano grosso modo in maniera molto simile, però intanto Battaglia non fa mai esattamente lo stesso solo che c'è nel disco, ma riprende la prima parte, questa che vi spiego ora. E poi ci sono dei passaggi molto complessi a livello sia ritmico, di quadratura ritmica, sia a livello anche tecnico, perché no? Dipende dal vostro livello tecnico. Però più che altro la quadratura della parte, dell'aspetto ritmico proprio, perché essendo suonato di getto, viene un po' quello che succede al momento, e replicarlo in una seconda fase da qualcun altro soprattutto, con caratteristiche musicali differenti, risulta ostico. Vi faccio un esempio concreto. Se voi prendete un solo di Paul Gilbert o di John Petrucci, sono soli estremamente difficili
perché portati al limite della velocità umana, con diteggiature molto complesse, molto larghe, veramente roba tosta, ma sono estremamente codificati, nel senso che c'è una battuta in cui sono tutte sestine, quella dopo c'è il fraseggio lirico, quella dopo ancora c'è una smanacciata, tutte quartine di sedicesimi. Quindi da studiare, e sì, è complesso, ma è tutto molto schematico come approccio musicale. Molta musica anni 70, questo nella fattispecie, ma anche che pensiamo a Jimmy Page piuttosto che Hendrix, piuttosto che Peter Frampton, o anche delle robe di Gary Moore o di Van Halen, per esempio, magari sono meno complesse tecnicamente a livello proprio di velocità, ma più complesse da interpretare, perché avete un sacco di divisioni ritmiche, incastri di bending, cose che sono uscite lì al momento, fighissime, che però da rivedere in un secondo momento non, è molto complesso come discorso da affrontare. Un po' come il piatto cucinato che vi è venuto bene quella volta e da rifare presenta poi non viene più uguale mai, no? Succedono queste cose. O il bel disegno, provate a rifarlo, viene una porcheria. Questo solo presenta questo tipo di problemi. Quindi mi sono guardato una fraccata di video di Battaglia che lo suonava live, c'è quello del videocorso del CPM con Mussida. Ho visto dei soli live ripresi con i telefonini, non si capiva nulla di live di Facchinetti. Quindi la quadra che ho trovato è questa. La prima parte dovrebbe essere identica al solo del disco fondamentalmente. Si parte con un fraseggio, mi viene da definirlo un po' alla Zakk Wylde, molto irruento, con un vibrato molto intenso. La si bemolle qua al quattordicesimo tasto, molto aggressivo. Mi spiegava Danilo Ballo, il pianista dei Pooh e di Facchinetti, che Do di Battaglia ha un approccio proprio veramente irruento col plettro e spesso sfascia le chitarre proprio per questo motivo. Se vi interessa la curiosità, ve la riporto come è stata riportata a me. Quindi, doppio bending qui. Si bemolle che va a Do con il Do che canta sotto. E poi c'è questa frase, un po' alla Mark Knopfler, se vogliamo definirla. Tra Si bemolle, Do e Re. Do, Re, Si bemolle. E poi c'è un bending molto strano, un doppio bending, in cui succede questo. Viene tenuto il La che canta qui sotto e il Mi bemolle con l'anulare che fa il bending per andare al Mi o al Fa. Sono entrambi validi. E a volte il bending è lì un po' a cavallo, non si capisce bene, era uno dei problemi che ho riscontrato nella trascrizione. E si atterra sul Fa, proprio messo così, pam, come fosse un colpo di timpani, no? Ve lo faccio tutto. C'è una bellissima frase che è un arpeggio fondamentalmente di Si bemolle delta 9, che è questo. Ve lo faccio tutto. Si bemolle, La, Fa, Do. Difficile questo perché avete un intervallo di quarta, a scendere tra Fa e Do. È una quinta rivoltata ovviamente, però per noi sulla chitarra, quando lavoriamo con le quarte, è sempre un pasticcio. Si bemolle, La, Si bemolle, La, ripetiamo. Skippiamo e facciamo una frasettina cromatica, Fa, Fa diesis, Sol. Ve lo suono ancora una volta. E poi parte una corsa sarebbe,
che va dalla quinta posizione della pentatonica minore di Sol alla prima. Quindi questa è la frase intera. Fa diesis sol, si bemolle do, slide, andiamo sul re, pentatonica qua proprio brutale, do, si bemolle, sol, si bemolle, bending. Scala blues, Sol, Fa, Re, Re bemolle, Do, Si bemolle, Sol. Questo è stato molto complesso anche da interpretare per l'esecuzione, perché Fa, Si bemolle, Mi bemolle. Si bemolle e bending da Fa a Sol. Ve lo faccio tutto lentamente per farvi capire. È una frase molto articolata in cui in mezzo c'è questo, come dicevo prima, ritmicamente c'è uno stop, un rallentamento del tempo, del fraseggio, che quando rallentate è difficile da comprendere dove cascano i batteri, levare, è molto difficile, molto molto. Seconda parte, slide, re, sol, la. Con un bending che va a si bemolle. Nel disco, se ci fate caso, il bending arriva tendenzialmente più al si naturale, ma secondo me è uno dei classici errori in buona fede, nel senso che il solo era talmente figo il resto che, nonostante ci fosse quella sbavatura, hanno deciso di tenerlo senza colpo ferire perché il resto era meraviglioso. E nel 1973 non c'era copia e incolla o il Melodyne per correggere l'intonazione di quel bending che magari non era tanto a posto. Però se ci fate caso c'è proprio un bending che va sì naturale, ma se lo rallentate sentite che c'è qualcosa che non va. Meglio farlo a si bemolle. Altra frase sulla scala blues, quindi Sol, Fa come prima, Sol, Fa, Re, Re bemolle, Do, Sol. E poi questa cosa strana, Si bemolle, Do, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle. Bending qui con il medio. E poi questa frase è una delle più strane di tutti. Però ho ascoltato un po' di, ovviamente, di brani di Facchinetti, dei Pooh. Questo tipo di fraseggio e di visione del manico è tipica di Do di Battaglia, perché lo fa spessissimo, anche in altri assoli che ho dovuto imparare e che ho ascoltato. Quindi bending qui da Do a Re, release, Si bemolle, Sol e poi si salta una corda e si va sotto. E si rifà il bending come prima da Fa a Sol. Ve lo faccio tutto lentamente.
fino qua. L'ultima parte del fraseggio della seconda sezione, chiamiamola così, riprende il tema che vi ho spiegato all'inizio, in cui c'è questo sol maggiore che compare alla fine delle otto misure. Questo sol viene enfatizzato inserendo di nuovo una terza maggiore, il si naturale, che altrimenti per tutto il resto del brano non vi servirebbe a nulla, sarebbe una nota pessima come scelta. Quindi, classico fraseggio blues. Si bemolle, si naturale, sol. E si ritorna su con una scala blues sempre di sol. Ritmicamente avete tapati, tapati, patan, tapatan, tan. Quindi c'è un, come dire, un'accelerazione verso la chiusura della frasetta. Qui è pura pentatonica e lavoriamo su Do, rimbalzando sulle note, Do, Do, Si bemolle, Sol, Fa, e chiudiamo con Sol, Fa, Re, Do. E questa è tutta la parte, come dire, scritta, quella che non si può cambiare più di tanto. Alle prove ho chiesto a Danilo Ballo l'ultima che cosa avesse piacere che suonassi Roby Facchinetti. Lui mi ha detto vai libero, l'ultima parte è proprio tranquilla, non tranquilla nel senso che sia facile da suonare, ma nel senso che è a scelta del musicista, non c'è nessun tema particolare, nessuna nota particolare da andare a evidenziare. E l'importante è che ricadiamo giusti quando c'è questa cosa qua che riprende tutta l'orchestra a suonare. Quindi ho scelto di rifarmi al solo di Do di battaglia che esegue nel video del CPM che vi dicevo poco fa, che ha una Tom Anderson bellissima, verde, azzurrina, fantastica. Video del CPM che io avevo perché mio zio li comprò, me li prestò per un sacco di anni, ho iniziato a studiare proprio lì sopra, quindi ho ben in mente quella videocassetta. Qualcuno l'ha ricaricata su YouTube e mi sono riguardato quell'esecuzione, che è molto più free, molto più, un po' più shred anche se vogliamo metterla in questi termini, e fondamentalmente si va a utilizzare una scala minore naturale di Sol, come per il resto del brano, ma con un aspetto, come dire, un po' più shred, un po' più tecnico, se volete. Quindi non ho tirato giù la parte originale del disco del 73. Occhio alle note, sempre la prima parte ho deciso di seguirla abbastanza fedele come la fa Do di battaglia. Questi vibratoni proprio aggressivissimi, il doppio bending tirato per più tempo e la frase fatta con una divisione ritmica più fast, più veloce. E la seconda parte l'ho suonata sul quinto box della pentatonica con un abbellimento alla Steve Lukather che fa anche Do di battaglia e si vede che è un fan anche lui. E poi un po' di scale micidiali così, un po' in balia del momento, mi piace un po' l'ebbrezza dell'improvvisazione anche sulle cose magari un po' scritte. Chiusura lirica sui cantini in alto oppure e la parte finale suonata altrimenti su una pentatonica scala blues al primo box, terzo tasto per capirci, nulla di fantascientifico. Devo essere sincero che uno degli aspetti più complessi del brano, oltre a quelli che vi ho già detto, è il rientro. Quando si rientra si va a finire su un tempo che è completamente diverso, quindi voi avete in testa questa cosa. Ok, il tempo del solo, e di colpo avete un ottavo misurato in levare della battuta per rientrare giusti sul sei ottavi successivo, che è
sembra di tirare il freno a mano in autostrada. Quindi proprio da questo. Prendere quella roba lì è stata una delle cose che abbiamo provato più spesso e con maggior attenzione al dettaglio, perché il rischio di arrivare troppo veloci, perché si arriva da un altro tempo e con un altro proprio mood e altri accordi, era molto alto, quindi l'abbiamo fatto, veramente ci abbiamo lavorato in maniera attenta e devo dire che l'abbiamo sempre beccato senza grossi problemi. Quindi il solo è questo, mi sembra di averlo sviscerato come un branzino, come un'orata. Spero che il video vi sia piaciuto e sia servito. Fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti se vi interessa questa, non so se chiamarla serie o proprio ogni tanto inserire dei video sulla musica italiana, perché mi piace molto e vorrei, come dire, spezzare sempre una lancia a favore di quello che è un po' il nostro patrimonio musicale dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Vi saluto, vi abbraccio, video eterno questo, però il sole è veramente lungo e meritava di essere approfondito. Ho preparato anche già un altro paio di chicche su questa esperienza di Ivrea con Roby Facchinetti, non vi svelerò nulla, però se vi fa piacere scrivete nei commenti, sì, vogliamo la musica italiana, vogliamo i pezzi di Facchinetti che hai suonato, gli assoli, fatemi sapere. Un abbraccio, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao!